Da Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 euro. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 euro. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 euro. 20 comode rate da 50 euro. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. Benvenuti cari telespettatori a questo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia, sempre in diretta e sempre di domenica per la rassegna stampa domenicale, un appuntamento al quale sono certo non mancate con rimarrete collegati con noi per circa un'ora. Insieme andremo a commentare i giornali partendo da Gazzetta del Sud, che è il principale quotidiano calabrese. Intanto colgo questa occasione per augurare a tutti, ma veramente a tutti, tutte le mamme, tanti auguri, oggi festa della mamma, era doveroso partire così. E noi parliamo di riaperture, vedete Draghi col misurino dal coprifuoco alle quarantene, dal 15 altri allenamenti, dice, usando la testa. Norme antivirus incoraggianti numeri che raccontano l'emergenza, ma si impone ovviamente cautela. Ponte sullo stretto, dallo staff di esperti, relazione inutile, la scelta è politica, il progetto a campata unica. E qui un importante servizio dedicato proprio al ponte, ne parleremo anche più tardi alla presenza di Santo Strati, direttore di Calabria.live. E poi il nuovo waterfront a Reggio Calabria, inaugurazione tra due settimane, e qui già si intravede uno scorcio. Reggio, davanti al GUP, 75 persone, fissato il maxi processo, epicentro, sotto accusa boss e fiaccheggiatori dalle ndrine di Archi, Pellaro e Catona. Poi Reggio, mercato di Mortara, dopo 10 anni ancora
incompiuto. Ancora a Reggio rubavano acqua ed energia elettrica tra le case di Arghillà. Gioia Tauro, opere fantasma per il comune, un danno da 9 milioni. Al centro pagina la fotonotizia, zona gialla, la regione definisce le regole. Il virus arretra, 334 casi e 7 vittime e gli ospedali si svuotano, e questo è certamente importante anche per la nostra regione. Riciclo rifiuti in Calabria, altri 4 impianti. E poi sulla Locride serve una discarica, ma nessun sindaco la vuole in casa. E l'emergenza rifiuti in calza, l'estate si avvicina, e senza accordo potrebbe essere la Metro City a decidere, e sarà certamente così. Dicevamo, sul ciclo dei rifiuti sono stati stanziati 8 milioni di euro per realizzare appunto siti di compostaggio. E poi dall'estero arriva anche questa notizia dalla Gran Bretagna, 30 migranti Unione Europea bloccati ed espulsi, pure italiani senza visto. Domani al Granillo una prima storica in B, Maria Marotta dirigerà Regina Frosinone, quindi un arbitro donna, il fischietto della sezione arbitri di Sapri, 37 anni, è stato designato per l'ultima sfida di campionato. In basso ancora notizie sportive, non solo, anzi principalmente sportive, vedete Serie A, vince facile anche il Napoli, passerella Inter con goleada Juve-Milan, bivio Champion. E poi ancora Giro d'Italia, Gonna domina la crono inaugurale a Nibali a 3 secondi da Yates. E poi Hamilton fa 100 pull Ferrari, quarta e sesta al via del Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la Formula 1. Lasciamo dunque Gazzetta del Sud che abbiamo appena letto, poi copertina, poi sfoglieremo anche qualche altra notizia proveniente da maniera più approfondita per quanto riguarda le province, e andiamo sul Quotidiano del Sud che parte con i vaccini a over 50, prenotazione a partire dalle 12 di domani, quindi ormai si sta arrivando a vaccinare anche un po' la popolazione di media età. Il Via Libera in Calabria è arrivato in serata, i centri si stanno organizzando per le somministrazioni. Ieri 134 nuovi casi positivi e 7 decessi. Oggi l'ultimo giorno di zona arancione, si torna in giallo. In alto pagina vedete l'assessore si sofferma sulle questioni tecniche, la regione dice ora basta, gioco dell'oca sul ponte Catalfamo, ecco perché è valido il progetto esistente, nuovi studi solo per perdere tempo. E poi Rosario Livatino, un martirio forte e chiaro, lo scrive Monsignor Vincenzo Bertolone, oggi ci sarà la beatificazione, quindi una bella cosa per Livatino. Partiti ed elezioni, vedete PD, Movimento 5 Stelle insieme per il Comune di Lamezia e le regionali, questo è un interrogativo, e poi c'è una foto del deputato Viscomi. Vaccini, quello che non c'è, mentre ancora sulle rivelazioni del pentito, i Mancuso dietro il diplomificio, farsa di Verona. Ancora al centro pagina vedete una fotonotizia, l'impatto violento del Covid, ecco il mio piano per l'ospedale, l'azienda ospedaliera di Cosenza intervista la commissaria Mastrobuono in fotografia, Isabella Mastrobuono. La Calabria tra speranze e contraddizioni, e mentre a Cirò un tesoro di monete preziose in casa di un pensionato. Nello sport vedete Giro d'Italia, prima tappa a Ganna. E poi ancora calcio, 5-2 finale playoff tra Cosenza e Polistena. Ancora sulla vicenda regge il processo sul Miramare, l'ex assessore ai lavori pubblici pubblica gli atti su Facebook. Marciano, ecco tutta la verità, così fui zittita dal sindaco per aver ribadito la mia totale contrarietà, e quanto afferma appunto la Marciano in processo. Mentre Padre Vostro, il nuovo libro
di Low Planca, vedete la recensione in questo articolo. Da mercoledì riapre la casa dei bronzi di Riace, quindi anche in questo senso è importante seguire questa riapertura, la cosiddetta casa dei bronzi. Lasciamo anche il quotidiano del Sud, ma torneremo subito e andiamo sul nostro portale. Vedete, anche per quanto riguarda il nostro portale, dobbiamo mettere in evidenza la vicenda del famoso razzo che è precipitato nelle prime ore dell'alba di questa mattina. Praticamente è precipitato non lontano dalle isole Maldive, quindi finisce l'allerta. Le previsioni, vedete, questa linea passava proprio sulla Calabria, sulla Spromonte tra lo Ionio ed il Tirreno, e invece è precipitato nelle isole Maldive, quindi spostato più in avanti, sempre su questa stessa orbita che era l'unica orbita rimasta, quindi sull'Oceano Indiano. Andiamo ancora in avanti, vedete, la traiettoria era quella che abbiamo messo in evidenza noi, la linea verde che passava per la Locride. I casi di coronavirus, 334 nuovi casi positivi, 7 decessi, e qui abbiamo il bollettino pubblicato della nostra regione. Locri, aggredito l'infermiera al pronto soccorso, intervengono i carabinieri, denunciato l'aggressore anche per interruzione di pubblico servizio. E questo è quanto viene appunto è accaduto proprio pomeriggio. Ieri abbiamo pubblicato questo articolo sul nostro portale in anteprima, addirittura con le immagini delle telecamere di videosorveglianza del pronto soccorso che ritraggono tutte le scene. Qui ci sono solo dei frame, ma noi abbiamo il video integrale di quanto accaduto, che non abbiamo pubblicato anche per tutelare esigenze di privacy, ma già dalle foto si capisce che insomma è stato un anzi facciamo vedere qualche altra in più, entriamo dentro, è stato un brutto gesto quello accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Locri, vedete. E poi qua ancora un frame di quanto avvenuto proprio all'interno dei locali del pronto soccorso. Ricordiamo, in un momento particolare, quello del Covid, quindi dove non si può accedere e dove si rischia tantissimo ad appunto far entrare persone estranee all'ospedale, al personale ospedaliero. Purtroppo accadono questi episodi, sicuramente c'è stato molto nervosismo, però non giustifica un'aggressione a un sanitario che fa rispettare assolutissimamente solo le regole. Andiamo ancora, lasciamo e vedete qui una notizia, non il nostro flash, ma una notizia al porto di Reggio Calabria, vedete, affonda un'imbarcazione, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco la recuperano, e qui le immagini dell'affondamento. Poi ancora sull'aggressione e sul razzo cinese. La Calabria torna in zona gialla, le nuove regole e le misure dal 10 maggio. Possiamo anche entrare in questo articolo, intanto potete scaricare anche dal nostro sito Calabria Live, lo diciamo per gli amici appunto di Santostrati che costantemente leggono il giornale, possono trovarlo anche sul nostro sito internet aggiornato. E qui vedete che cosa cambia nella regione, ci sono le scuole, cambia sostanzialmente quasi nulla, e poi la raccomandazione per le scuole superiori nell'ambito della propria autonomia possono decidere al 70%, eccetera eccetera. E poi sugli spostamenti, anche spostarsi da un comune all'altro sarà possibile con senza avere l'autocertificazione, ora era possibile in zona arancio solo all'interno dello stesso comune. E poi le attività di ristorazione che ripartono all'aperto, quindi con le nuove regole di Draghi potranno ripartire le attività di ristorazione fino alle 22 ovviamente, perché c'è il coprifuoco, ma è possibile mangiare all'aperto, e questa è una buona cosa, si riparte un po' anche
l'economia, poi lo sport, allenamenti di gruppo è possibile, riaprono i musei, riaprono i cinema con le rispettive prescrizioni e distanze, insomma si ritorna un po' alla vita normale. Poi vedete qua all'interno tutto il dispositivo che noi abbiamo voluto pubblicare sul nostro portale, vi invitiamo ad andare a leggere così sapete esattamente come muovervi all'interno della nostra regione senza avere problemi di alcuna sorta, aggiornato quindi alle ultime disposizioni, e lo trovate proprio in questo articolo sul nostro sito internet. Intanto io ora vi faccio vedere la copertina di Calabria.live della domenica, che commenteremo insieme a Santo Strati, che tra pochi secondi avremo in collegamento direttamente da Roma, che ci consentirà così di vedere e di commentare insieme il suo giornale. Lo ricordiamo, Calabria Live è uno dei giornali più letti dai calabresi nel mondo. Intanto saluto e ringrazio Santo, che è già in collegamento. Benvenuto Santo, e grazie Buongiorno a tutti. Agli amici della nostra rassegna stampa, che ormai si stanno abituando a questa compagnia domenicale insieme ai giornali. Ecco Santo, una bella donna, una bella foto, la conosciamo tutti perché è una cantastorie di primo livello, dico io, si chiama Francesca Prestia. Ecco, lo speciale domenicale l'ha dedicato a lei. Sì, ci è sembrato opportuno, considerato che nelle scorse settimane il Presidente della Repubblica le ha assegnato il titolo di Cavaliere al Merito, mettere in evidenza questa grandissima interprete della tradizione popolare, che poi è l'unica cantastorie che abbiamo in Calabria, ed è una donna straordinaria, oltre ad essere un'artista di altissimo spessore. Lei ha saputo interpretare la cosiddetta rabbia degli ultimi, infatti lei parla dei vinti, è sua la ballata di Lea Garofalo, presentata la scorsa estate, per fare solo un esempio, ma dovunque si presenta lei esprime la Calabria che racconta attraverso la musica, attraverso le parole, secondo una vecchia tradizione dei cantastorie avviata a suo tempo appunto da altri personaggi, pensiamo in Sicilia a Rosa Balestrieri e via discorrendo, ed è una bellissima rappresentante di cui la Calabria può essere largamente orgogliosa. Ecco, e poi vediamo sul tuo giornale, oggi metti in evidenza due cose in particolare, dobbiamo dirlo. Intanto parliamo del cantiere dello Stretto, quindi del ponte, e abbiamo visto che molti giornali titolano così questa mattina sul ponte, con molta criticità, tu l'avevi fatto già in anteprima in qualche edizione passata. Sì, c'è questo aspetto abbastanza singolare, per non dire molto discutibile, che praticamente 8 mesi di lavoro, che sono costati non sappiamo ancora quanto, con tantissimi esperti, dove peraltro mancava un esperto di costruzione, un esperto di ingegneria idraulica, tanto per essere chiari, quindi una commissione di esperti, se vogliamo usare il termine, dimezzata, e ha prodotto una relazione che non dice assolutamente nulla di più che non si sapesse già. Esclude l'ipotesi del tunnel, che già si sapeva non era praticabile a causa delle correnti presenti nelle acque dello Stretto, e parla vagamente della possibilità di fare un ponte a 3 campate, laddove in realtà esistono tonnellate di documenti ufficiali del gruppo di lavoro scientifico che ha elaborato il progetto originario nel 2011, dove appunto risulta che mettere in mezzo allo Stretto il ponte a 3 campate con una campata centrale, con i rischi che ci sono del fondali dello Stretto, era praticamente infattibile. Adesso questi rispuntano con questa storia. La sensazione è che sia una relazione voluta dalla ministra tanto per non decidere o per attuare la politica dilatoria che fino ad oggi c'è stata. Io credo che sia opportuno, come stanno facendo meritoriamente sia il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci,
che il facente funzione della Calabria, Nino Spirlì, di battere i pugni sul tavolo e pretendere dal governo una decisa presa di posizione. Teniamo conto che questa relazione, che è veramente un'offesa alla scienza degli esperti che hanno elaborato a suo tempo tutta una documentazione ineccepibile, perché parliamoci chiaro, sul ponte, sullo stretto, esiste purtroppo una campagna mediatica molto discutibile, per cui si raccontano cose non vere e la gente normale indubbiamente vede l'aspetto negativo dell'opera, quando al di là di qualsiasi considerazione, non è che un ponte si fa solo perché bisogna collegare due sponde. Il ponte in questo momento rappresenta per l'Italia una grande sfida di carattere internazionale e rappresenta l'elemento di ripresa, il simbolo della capacità italiana di costruire. Il professor Siviero, che è rettore dell'Università di Campus, lo stiamo vedendo in questo momento perché oggi c'è una pagina intera di Gazzetta, c'è un servizio su Gazzetta del Sud, noi l'abbiamo pubblicato qualche giorno fa, il professor Siviero fa presente che il ponte rappresenta non ci sono condizioni ostative e soprattutto il ponte sul Bosforo è stato copiato dal progetto del ponte di Messina. Allora, il punto principale qual è? È che naturalmente è evidente che manca la volontà politica di fare questo. Ricordiamo per i nostri ascoltatori che nel 2011 il progetto venne appaltato al cosiddetto General Contractor, che era il consorzio Eurolink, e poi il governo Monti decise di bocciare tutto, esponendosi tra l'altro a un contenzioso veramente spaventoso, tanto che se si facessero i conti esatti di quello che costerebbe nel caso si andasse a fronteggiare questa penale o prevista nel contratto, cioè veramente l'Italia butterebbe via centinaia di milioni senza avere nulla in cambio. In questo momento abbiamo la disponibilità della grande società internazionale Webuild, che è quella che ha assorbito in pregiro e naturalmente ha assorbito l'appalto del ponte, la società Webuild è guidata dall'ingegner Salini, che costruisce ponti e autostrade in mezzo mondo, che ha detto: noi siamo pronti a metterci i soldi. Le opere accessorie, i soldi significa sono circa 4 miliardi di euro di investimento, ovviamente in cambio della concessione dell'utilizzo del pedaggio del ponte, questo mi sembra evidente, e mentre gli oneri accessori, che dovrebbero essere tra l'1,5 e 2 miliardi di euro, dovrebbero essere a carico della collettività, ovvero dello Stato. Da questo punto di vista c'è da sottolineare che nel convegno del 22 aprile scorso a Catania, sia Musumeci che Spirlì, a nome delle rispettive regioni, hanno detto: ma noi siamo anche pronti a individuare le risorse necessarie all'interno delle nostre regioni per poter fronteggiare anche questo aspetto delle opere accessorie. Allora, il punto principale è che non si tratta di un'opera che collegherà Sicilia e Calabria soltanto, non è un'opera che servirà soltanto a far passare tot numero di automobili e tot numero di treni. Insomma, non si tratta solo dei pendolari, qui c'è un sistema strategico Italia. Allora, intanto si va ad aprire il famoso corridoio Helsinki-La Valletta, che in questo momento è interrotto proprio con la Sicilia. E in secondo luogo rappresenta veramente una grande sfida per il lavoro, perché è stato previsto che verranno utilizzate 118.000 unità, cioè in questo momento rinunciare a 100.000 posti di lavoro tra progettisti, assistenti, ingegneri. Sarebbe una linfa vitale per il settore, diciamola così. Per la Calabria e la Sicilia sarebbe veramente una grande boccata d'ossigeno, laddove il lavoro veramente manca.
e non si vedono grandi, grandi prospettive. Allora Santo, torniamo al nostro, al tuo quotidiano, poi la pagina questa, diciamo, con l'intervista fatta ad Aurelio Misiti, dicevamo, di Francesco Rao, quindi sempre tutto legato al ponte. Sì, abbiamo ritenuto opportuno ascoltare uno dei, diciamo, dei principali attori del vecchio progetto. Misiti è un'autorità in materia perché è un ingegnere, poi è docente all'università, cioè è una persona, è stato competente. Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esatto, è stato assessore regionale ai trasporti, insomma è un'eccellenza. Noi riteniamo, e lo dice lo stesso Misiti, è stato anche vice ministro dei trasporti, certo, perché lui era sottosegretario, poi divenne vice ministro. Misiti cosa dice? E noi condividiamo in pieno questo discorso, al di là di appunto delle considerazioni riguardo a tutto, che bisogna far parlare gli esperti. Qui c'è troppa gente incompetente che si alza la mattina e dice la sua, questo non è tollerabile, perché qui stiamo parlando di opere di straordinaria importanza e di complessa costruzione tecnologica. I progettisti italiani sono famosi in tutto il mondo, noi abbiamo una capacità tecnica e tecnologica che il mondo ci invidia. Il ponte sarebbe il nostro fiore all'occhiello, senza contare, lasciami dire, che cosa significherebbe in termini di attrazione turistica quest'opera che collega la Calabria e la Sicilia nell'incantevole scenario dello stretto, che è veramente unico e irripetibile, che in confronto il Golden Gate ci farebbe semplicemente sorridere, insomma, ecco, da questo punto di vista. Lasciamo questo argomento ponte, che lo riprenderemo, abbiamo dedicato un'ampia pagina stamattina in una nostra trasmissione che stiamo organizzando di Calabria Sud con autorevoli ospiti, tra gli altri anche Aurelio Misiti. E andiamo direttamente, così lasciamo anche il supplemento domenicale di Calabria Live, c'è Vibo Valencia, la capitale del libro, quindi una bella notizia, Giussi Staropoli Calafati ha intervistato la sindaca Maria Limardo, immagino, comunque ha fatto un pezzo legato proprio alla capitale del libro. È una rivincita, diciamo, per Vibo avere, essere detentore appunto di questo titolo, che è un titolo sempre simbolico, però rappresenta una ripartenza per una provincia che, dobbiamo dirlo, è molto sofferente sia in termini sociali e poi anche ambientali, perché abbiamo visto la rinascita Scott, quel strato ne è venuto fuori, diciamo. Se mi permetti un pizzico d'orgoglio, noi qualche anno fa avevamo lanciato l'idea che Vibo potesse essere, da provincia negletta e dimenticata, una importante realtà nel panorama italiano. Il tempo ci ha dato ragione, perché abbiamo avuto prima Tropea, Borgo dei Borghi, adesso abbiamo questa capitale del libro che, per onestà, bisogna riconoscere, è un'iniziativa che si deve tutta alla sindaca Limardo, che ha creduto molto in questa iniziativa. Significa che praticamente, pensiamo che la stessa ministra Mara Carfagna, che è napoletana, che è del partenopea, non è calabrese, ha detto: ha vinto la nostra Calabria. Questa è una bellissima frase che significa come una iniziativa di questo genere, di spessore culturale importante, possa veramente rilanciare un territorio. Questo è l'obiettivo che, diciamo, che dalla campagna ci aspettiamo qualcosa in più delle parole, la aspettiamo sul territorio, la aspettiamo, anche se da poco ministro, però ci aspettiamo che ci sia una presenza fisica e anche mediatica, perché a dire il vero con i media del sud sta tenendo troppo le briglie strette. Sto a litigare un po' con i media, la Carfagna. Diciamo che le comparse nazionali servono, però poi quando si va a parlare con i territori è importante interloquire con le realtà, con i media anche del territorio, che rappresentano uno spaccato importante. È una ministra per il sud, quindi che ha un compito prettamente territoriale, quindi di valorizzare quell'aspetto del sud
che dovrebbe far ripartire l'intera Italia, riteniamo debba essere, come lo è stato Provenzano, di grande, come si dice, di grande relationship, diciamo così, con i rapporti con la stampa territoriale. Comunque andiamo avanti e parliamo di turismo. Ecco il turismo delle radici, c'è una bella fotografia sempre in questa copertina. Si riferisce a che cosa, Santo? Ma dunque, il turismo delle radici è la vera scommessa nei prossimi anni, nel senso che ci sono 6 milioni di calabresi nel mondo. Di questi, moltissimi di seconda, terza o quarta generazione non conoscono il paese dei loro avi o vorrebbero rivisitare i luoghi della loro infanzia. Diciamo, rimane l'affetto, quindi, e vorrebbero conoscere i luoghi della loro infanzia. Ecco, allora, se noi pensiamo a quanti calabresi potrebbero tornare in vacanza in Calabria a visitare i luoghi dei propri avi, appunto, oppure della propria infanzia, significa innescare un meccanismo gigantesco di grande importanza anche di natura economica, al di là del fatto sentimentale, perché naturalmente il turista calabrese che viene da Boston o dalla California o dal Canada a trovare i parenti, non so, nel Catanzarese, in un paesino del Catanzarese, alla fine porta ricchezza nel territorio, perché deve alloggiare, deve mangiare, prenderà dei ricordini da riportare in casa, cioè si innesca un giro d'affari che è un turismo aggiuntivo. Cioè, noi dobbiamo puntare naturalmente a far conoscere la Calabria agli italiani e al mondo, però non dobbiamo trascurare questa ulteriore opportunità che ci viene offerta dal cosiddetto turismo delle radici, su cui peraltro alcuni professori della UNICAL, tra cui il professor Tullio Romita e la professoressa Sonia Ferrari, stanno facendo uno studio e una ricerca molto molto approfondita. Allora, cerchiamo di sintetizzare, qui vediamo l'edizione che abbiamo mostrato. L'edizione quotidiana? L'edizione quotidiana, mi permetto di segnalare soltanto che ancora c'è questo ritardo nella costruzione delle cosiddette case della salute, e Rubens Curia, a nome della sua organizzazione che si chiama Comunità Competente, rilancia il suo appello perché l'ASP decida in maniera urgente e decisa sulle case della salute. Rubens, che ben conosciamo sia in qualità di esperto ma anche nostro ospite più volte, ha sempre diciamo portato avanti questa battaglia, ritenendo che la sanità territoriale sia fondamentale, specialmente in una regione dove i grandi presidi ospedalieri non riescono appieno a sopperire a quelle che sono le esigenze dei malati. Le case della salute rappresentano anche per la popolazione un po' più debole un riferimento territoriale importantissimo, e debbono funzionare, perché lo ricordiamo anche a chi ci sta seguendo da casa, quando parliamo di case della salute ricordiamo di insediamenti, diciamo, sanitari di prossimità, quindi l'opportunità di fare miste specialistiche. Non sono ospedali, ma sono degli ambulatori molto sul territorio, ampliati, quindi per gli anziani, per chi ha difficoltà di spostamento, rappresentano una risorsa fondamentale. Fanno girare i medici, ruotare i medici e non i pazienti, che specialmente quando sono in stato di disagio, e come sapete le comunicazioni qua da noi in Calabria non sono un granché, quindi anche questo sanità del territorio aiuta. Poi, se mi permetti, volevo fare solo un piccolo appunto. Il dottor Curia è l'esempio tipico di come noi calabresi riusciamo a farci del male, è uno dei più competenti medici, lui è virologo ed è stato tra l'altro amministratore di ASP, ed è quindi un medico che ha anche competenza di amministrazione. Bene, lui non è stato chiamato come subcommissario nel commissariamento della Calabria, quando avrebbe potuto dare veramente un contributo importantissimo. Come al solito si scelgono Santo, chi li ha scelti i subcommissari? La politica. Se Rubens Curia non tiene il filo a una parte politica, ma si comporta da grande professionista che ne
dando risposte sanitarie non politiche, è ovvio che è stato scartato perché non dovrà servire nessun partito. Quindi non, se, però, mi dispiace dirlo, ma è una considerazione. È una grande amarezza perché è un grande professionista e avrebbe comunque, in termini di indicazioni, se non altro, ma di lavoro principalmente, avrebbe potuto dare tanto alla nostra regione perché la conosce veramente bene. Però, insomma, tant'è, la politica. È così, e quindi ce la teniamo in questo modo, però è importante metterlo in evidenza. Noi giornalisti lo mettiamo in evidenza perché è giusto che i telespettatori sappiano che certe scelte certamente non premiano la meritocrazia. Questo è poco ma è sicuro. E beh, chiudiamo questa parentesi su Calabria Live, giusto dare un accenno sulle norme, qui c'è un pezzo della Federbalneari Calabria, perché ne parleremo di turismo, parleremo anche di bandiere blu questa settimana. Lo sapete, il 10, cioè domani, saranno assegnate le bandiere blu. In provincia di Reggio sappiamo di certo che è stato convocato Siderno e Roccella, quindi due conferme importanti, le uniche due conferme importanti in provincia di Reggio. La regione su per giù mantiene le bandiere blu degli anni precedenti, i comuni quindi però debbono rispettare le norme su concessioni demaniali, e la Federbalneari che lancia questo appello. Ci spostiamo. Abbiamo visto già gli altri giornali, noi ora andiamo su Gazzetta del Sud, eravamo già all'interno, Santo, abbiamo visto questa pagina sul ponte, pagina 18 di Calabria, però prima di tornare sul waterfront di Reggio Calabria, che comunque anche lì ci sarà una grande cerimonia, l'inaugurazione è prevista per sabato 22, due mesi dopo rispetto al primo annuncio, quindi la data probabile è quella, ma sappiamo che il Covid crea grandi difficoltà, ecco, dobbiamo dire. Ha suggerito la situazione emergenziale, ha suggerito il rinvio, che mi sembra più che corretto che ci sia stato. Sul waterfront si sta innescando una polemica politica tutta locale su questo attivismo lodevole del sindaco Falcomatà, che però tiene indietro tutta una serie di altre situazioni drammatiche in cui versa non solo la città ma la città metropolitana. Ricordiamo che Reggio non è più provincia ma è città metropolitana, ovvero sia fanno capo al sindaco Falcomatà 96 comuni della ex provincia, e purtroppo ancora una volta dobbiamo registrare questa particolare assenza della città metropolitana nei confronti delle singole realtà, tranne per poche iniziative che si devono ai singoli consiglieri provinciali eletti nella provincia. Sarebbe opportuno che l'iniziativa del sindaco fosse un po' più equilibrata, non solo nei confronti della città, ma anche nei confronti delle varie realtà territoriali che compongono. Santo, mi permetto di fare un'antitesi al tuo pensiero. Il Falcomatà 2, consideriamolo così, questo secondo mandato è iniziato proprio da parte sua con una grande attenzione al territorio. Dobbiamo dire che Falcomatà ha dimostrato innanzitutto presenza che non c'era stato nel Falcomatà 1 sul territorio dell'intera città metropolitana, perché abbiamo visto che le presenze sono costanti, quasi giornaliere, in tutto il resto della provincia rispetto, diciamo, al precedente, e poi anche il coinvolgimento dell'intera città metropolitana con gli amministratori anche per il tavolo di regia del recovery e anche le deleghe, diciamo, della città metropolitana stessa, che sono state distribuite equamente un po' in tutto il territorio provinciale. Quindi diciamo che è una partenza diversa rispetto al passato, questo bisogna dire. Poi, non per giustificare, però poi bisognerà vedere i fatti, però diciamo la partenza ha dato delle indicazioni importanti molto diverse rispetto al passato, quindi questo ci fa sperare che anche perché la città metropolitana per l'intera provincia ma anche per la Calabria rappresenta una grande opportunità di fondi, e dobbiamo dirlo, di progetti e anche di sviluppo, perché lo ricordiamo, le città metropolitane hanno una potenzialità
superlativa rispetto a quello che avevano le vecchie, che hanno le vecchie province, quindi è un'opportunità anche economica, se vogliamo cogliere. Hanno grande disponibilità di capitali, certamente. Che non è la provincia, che sono rimaste ormai un po' vuote, diciamo, anche di competenze. Quindi, certo. Allora, lasciamo questa pagina. Io volevo, quindi abbiamo parlato anche del ponte, volevo con te affrontare il tema dell'area, diciamo, della ripartenza, perché anche un po' di politica nazionale non fa male, specialmente in un momento come questo. Qualcuno dice le riaperture usando la testa, possibile sperare quindi nelle riaperture invocate? Il Premier chiede responsabilità e prudenza, ultimi 8 giorni con il coprifuoco alle 22, questo è un interrogativo, dal 15 in poi potrebbe cambiare tutto, ancora sono in calo i contagi ricoverati, ieri però ci sono state ancora 224 vittime nelle ultime 24 ore, che comunque non sono pochissime. Il ragionamento mi sembra molto semplice, occorre ancora mantenere molta cautela perché non abbiamo vinto la guerra contro la pandemia e soprattutto dobbiamo incrementare da un lato la somministrazione dei vaccini, qualunque esso sia il vaccino va bene, cioè, intanto cominciamo a smentire questa idea, io leggo continuamente, arrivano dispacci di agenzia che dicono che ci sono continui rifiuti dell'AstraZeneca proprio perché si è creato una sorta di allarmismo ingiustificato. Allora, il vaccino ha una componente positiva, purtroppo sappiamo che tutti i vaccini, non solo questo anti-Covid, possono in particolari organismi fragili avere delle reazioni abbastanza negative. Ma questo non significa, se i benefici sono superiori ai piccolissimi svantaggi, dobbiamo correre questo rischio. Ma dall'altro bisogna ugualmente fare attenzione a limitare il contagio, cioè il problema principale è il rischio di contagio, quindi queste aperture forse un po' spregiudicate, mi si è consentito il termine, sono secondo me un po' a rischio se le persone non si rendono più responsabili nei confronti di loro stesse e soprattutto degli altri. Il punto principale è che i mezzi di trasporto continuano a essere un veicolo di contagio e continuano a riempirsi come prima, il che è abbastanza preoccupante. L'apertura dei ristoranti mi sembra una cosa accettabilissima purché vengano rispettate le distanze di sicurezza. Trovo un pochino assurdo l'idea che al chiuso del ristorante non si possa mangiare, all'esterno sì, perché in realtà se ci sono le condizioni di aerabilità diciamo che è una tutela eccessiva, però dobbiamo anche dire, Santo, e questo per onor del vero, che all'esterno il rapporto di contagio rispetto all'interno è 1 a 1000, cioè i casi di contagi esterni, mantenendo sempre le giuste precauzioni, sono praticamente rarissimi rispetto a quelli in un ambiente chiuso, quindi probabilmente è una tutela che ancora qualcuno si sente di dare, perché abbiamo visto che c'è stata, dobbiamo dirlo anche questo, molta imprudenza da parte di tanti al momento in cui si è riaperto, poi i contagi sono risaliti. L'Italia un'altra ondata non se la può permettere in questo momento, quindi la cautela non è mai troppo. Assolutamente. No, ma è chiaro che ci sono stati degli eccessi assurdi e si sono viste poi le conseguenze. Poi pagano tutti, giustamente, per chi fa il peccato pagano tutti, e quello è il brutto. Ecco, però l'Italia è pronta a partire e riaccogliere i turisti. Da sabato prossimo eliminati i 5 giorni di quarantena, questa è una cosa importante. Gli spostamenti saranno più facili per chi vuole trascorrere appunto le vacanze nel nostro paese. Certo, questo però fa il paio con un'altra esigenza, cioè quella di allungare il coprifuoco almeno fino a mezzanotte. Parliamoci chiaro. Ma diciamo che è una cosa scontata, molti combattono per questo, ma riteniamo che sia quasi certa la cosa. Mi pare un po' difficile convincere un turista a venire nella meravigliosa Roccella, per tanto fare un esempio, e poi alle 10 di sera rinunciare alla passeggiata sul lungomare. Cioè, ma questo vale anche per le città d'arte, Firenze, Roma, Milano. Alle 10 la vita inizia nelle città, non si può, alle 12 a mezzanotte è un compromesso da Cenerentola, è un compromesso buono, accettabile. Insomma.
È un compromesso accettabile. Ecco, ci spostiamo anche guardandoci intorno. In India 4.000 morti in sole 24 ore, quindi fiorisce il mercato nero di ossigeno, ma questo era chiaro perché insomma quando c'è necessità immaginiamo quello che possa accadere. E poi anche finisce il lockdown più triste, quello degli dell'RSA. Che tornano, quindi tornano gli abbracci dei parenti. Il ministro ha firmato l'ordinanza che consente le visite dei familiari nelle strutture. Però dobbiamo dirlo: è necessario un pass green, quindi vaccino, anticorpi o tampone negativo. Questa di consentire il cosiddetto abbraccio è fondamentale, perché la cura non può essere soltanto fatta di medicine. C'è bisogno di sentire l'affetto dei propri cari, soprattutto per le persone anziane che sono le più fragili alla fine. Bene, noi continuiamo a spostarci all'interno di Gazzetta, navighiamo. Allora, sugli strati, questo è importante, ecco, lo volevo mettere in evidenza perché molti hanno avuto il Covid, dicono, ma sugli strascichi post-Covid, le cure gratuite a pazienti per 2 anni, è un piano da 50 milioni per monitorare chi è guarito ma presenta ancora degli effetti, quindi importantissima questa cosa, ci saranno cure gratuite per chi è guarito da Covid e quindi l'affaticamento, la tosse, la nebbia al cervello sono i sintomi più ricorrenti. È una lodevole iniziativa, perché è opportuno ricordare che il Covid purtroppo anche dopo la guarigione potrebbe avere delle latenze e quindi presentare delle ricadute, soprattutto nei pazienti più deboli e più fragili. Questa iniziativa delle cure gratuite post-Covid per 2 anni va a coprire una lacuna che l'attuale legislazione non prevedeva, per cui diciamo si è messo riparo a una situazione nuova che si è venuta a creare, e quindi lascia un po' più tranquilli tutti coloro che purtroppo hanno avuto il Covid, ma per fortuna ne sono usciti guariti. Ecco, evasione e lavoro nero, la stretta del recovery, per cosa prevede? Arriva questa svolta dalla digitalizzazione al taglio del contenzioso, quindi il gettito da incrementare del 19% entro il 2026, vedremo se si riuscirà. Quindi non solo il 7,30, anche la dichiarazione IVA sarà precompilata per almeno 2,3 milioni di contribuenti entro l'anno 2022. Questo è un passo avanti o un passo indietro, Santo? Ma questo fa parte del progetto delle riforme senza le quali il recovery ovviamente sarebbe praticamente azzoppato, perché la mission di Draghi non è soltanto pensare alla ripresa lanciando investimenti e iniziative infrastrutturali, ma è la riorganizzazione insomma del fisco, è la riforma generale dello Stato, a cominciare da quella del fisco. Noi abbiamo un fisco che è ossessivo e oppressivo nei confronti di chi è diciamo molto fedele all'obbligo costituzionale di pagare il giusto delle tasse, ma lascia ampi margini a chi non ha mai pagato un centesimo di tasse. Questo è il punto principale. L'Italia è un paese strano, è un paese dove si tartassa chi paga e in un certo senso si lasciano le briglie lente per chi non esiste, per chi non ha mai pagato. Quando bisognerebbe puntare tutti gli sforzi, innanzitutto per trovare la platea di chi deve pagare, e poi magari vai a colpire anche chi dovrebbe pagare anche di più, questo, non paga. Anche questo è uno dei grandi divari che affliggono l'Italia, perché il dipendente si trova in la trattenuta in busta paga, e sono delle trattenute molto pesanti purtroppo, e invece ci sono delle categorie commerciali, professionali, imprenditoriali che fanno i furbi e lo Stato glielo permette. Questa è la vera ragione. Cioè, pare che il livello di evasione fiscale in Italia sia veramente fuori di qualunque controllo. Se si cominciasse a
colpire, gli strumenti ci sono, cioè non è possibile immaginare che chi cammina in Maserati poi non presenti nemmeno una dichiarazione dei redditi. Santo, prima di passare avanti, io volevo accennare alla notizia di Storari IPM, Davigo autorizzato ad avere i verbali, la consegna a Milano, l'inchiesta finirà a Brescia, il caso e le rivelazioni dell'avvocato Amara. È stato interrogato negli uffici della Procura Generale di Roma il PM Paolo Storari. Ecco, tutta questa vicenda che è, cioè, è un altro, come si dice, un'altra macchia nera all'interno della magistratura, oppure ora si cerca di colpire un po' tutti perché l'idea è quella di cambiare le regole? Allora, ci sono due scuole di pensiero, fermo restando che c'è è una grave macchia che sicuramente non aiuta le persone normali ad avere un buon rapporto ideologico nei confronti della magistratura. C'è chi sostiene che tutta questa iniziativa sia opera di una delegittimazione nei confronti della magistratura, il che non è sicuramente accettabile. Certo, la vicenda è abbastanza inquietante, se vogliamo, perché da un lato Davigo era legittimato a ricevere, come componente, lui faceva parte del Consiglio Superiore della Magistratura, era legittimato a ricevere questi verbali di cui, ripeto, non è stato, da quanto si conosce, non sono state verificate le dichiarazioni, cioè le accuse dell'avvocato Amara o sono calunnie o vanno dimostrate per la loro verità eventuale. Indubbiamente non si capisce per quale ragione questa inchiesta nel Palazzo di Giustizia di Milano si sia arenata e non si sia andata avanti. Questo lo dovrà decidere il Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto l'inchiesta finisce a Brescia perché nella magistratura decide il tribunale competente, no, decide lo stesso tribunale dove è successo il fatto. Per Milano la competenza è Brescia. Se invece la consegna si fosse realizzata a Roma, sarebbe stata a Perugia, dove c'è l'ex capo dell'anticorruzione, il giudice, adesso mi sfugge il nome, Cantone, che avrebbe dovuto occuparsi della vicenda. Se ne occuperà Brescia, vedremo che cosa verrà fuori, cosa accadrà da questa situazione. Ci spostiamo all'interno di Gazzetta del Sud, abbiamo visto già le pagine, quelle regine. Io volevo dare uno sguardo anche, non prima di lasciare, non prima di lasciarti, dare uno sguardo ad altro che riguarda anche la città di Reggio Calabria, e parliamo per esempio di Mortara, Reggio Calabria. A 10 anni dall'occupazione niente è cambiato per il mercato, quindi tutto fermo. Gli operatori rinnovano al comune la richiesta di un incontro, la perizia sui carotaggi pare scongiurare il rischio di incollaudabilità, questo dice l'articolo. Quindi da quasi 10 anni la struttura è stata occupata agli operatori che hanno lasciato il mercato inagibile di via Aspromonte, l'opera più importante, sì, del decreto, sì, Reggio, sì, rimane, si ripropone, ancora incompiuta. Si ripropone il solito discorso che non c'è niente di più definitivo del provvisorio. 10 anni fa era stato permesso agli operatori di cominciare a lavorare in questo mercato incompiuto, sono passati 10 anni, sono tutti provvisoriamente parcheggiati in condizioni molto disagevoli, tra le altre cose mi è stato riferito, e quindi sarebbe opportuno che il Comune decida in questo senso e che porti a termine un'opera che era stata prevista dal decreto Reggio. Ecco, ci spostiamo, sì, perché è un'opera grande e incompiuta. Il GOM sui vaccini, il GOM supera tutti, fuori città Siderno brilla, tutti i numeri delle inoculazioni anti-Covid nell'area metropolitana, e qui ci sono le medaglie, tra virgolette, e i numeri. I reggini preferiscono nettamente il siero Pfizer e continuano ad avere paura rinunciando ad AstraZeneca. Però dobbiamo dire una cosa su questo, no? A parte i numeri, guardate, qui abbiamo i numeri, no, dei centri vaccinali. Quindi
Vedete la Polizia di Stato eccetera, poi 80 a Siderno, 159 a Locri, 197 all'ospedale Giovanni di, qui ci sono tutti i numeri degli altri centri, però dobbiamo dire una cosa, c'è una libertà sul vaccino, quindi il vaccino in questo momento è assolutamente volontario, quindi ognuno può scegliere tutto di farlo, poi non ti lasciano la libertà di sceglierti il vaccino, il tipo di vaccino. A quel punto io credo che bisognerebbe allargare le possibilità. Molti centri vaccinali soffrono perché hanno solo AstraZeneca. Capita tantissime volte che molti cittadini si recano, si prenotano, si recano al centro vaccinale e però non vogliono inocularsi il vaccino AstraZeneca, piuttosto preferiscono gli altri, Pfizer, eccetera. Se non c'è un certificato medico non te lo fanno. E quindi sono tutti soggetti che rimangono non vaccinati, con una gravissima perdita di tempo da parte della struttura, le prenotazioni, i turni, si sottraggono posti a chi il vaccino realmente lo vorrebbe fare. Quindi io credo che bisogna andare verso una direzione di offrire una gamma più ampia di vaccini e non costringere soggetti che lo fanno in maniera del tutto volontaria a vaccinarsi con AstraZeneca, anche perché lo ricordiamo, AstraZeneca ha peccato nella nostra Europa perché non ha fornito le dosi sufficienti, i contratti andrebbero sciolti e si va verso questa direzione. È chiaro che in un momento di emergenza bisogna vaccinarsi, però non si ci può costringere neanche persone a dire tu ti vaccini con AstraZeneca e basta, se non lo fai rimani non vaccinato. È così. Se mi permetti vorrei aggiungere una cosa. Intanto c'è da dire questo, che prima di essere vaccinati c'è una sorta di un'anamnesi fatta con un medico, il quale naturalmente a fronte di determinate patologie può decidere lì in seduta stante di escludere dalla vaccinazione di AstraZeneca, per dire, il paziente perché non compatibile. Quindi non è che si va lì perché si è scelto AstraZeneca piuttosto che Pfizer, eccetera. Il centro vaccinale serve proprio a questo, a fare, esistono dei medici che fanno questo tipo di lavoro preliminare prima della vaccinazione, appunto un'anamnesi che permetta di individuare se ci sono delle incompatibilità. Un illustre virologo ha detto una cosa che fa sorridere da un certo punto di vista, però potrebbe nascondere anche una verità. Ha detto che l'unico difetto di AstraZeneca è che costa troppo poco rispetto agli altri vaccini. Non sappiamo se è vero o non è vero, ma in realtà vale sempre la regola che se i benefici sono superiori alle pochissime ricadute o gli effetti collaterali, è opportuno ovviamente perseguire il traguardo dei benefici e trascurare ovviamente il rischio minimo che una percentuale appunto molto ridotta di pazienti possa avere degli effetti collaterali. Se mi permetti, visto che hai parlato del GOM, volevo segnalare una cosa molto importante, che il deputato Francesco Cannizzaro ha fatto un'interpellanza chiedendo che il grande ospedale metropolitano di Reggio, il GOM, possa diventare un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Sarebbe un riconoscimento più che meritato per una struttura ospedaliera che ha dato veramente grandi risultati anche di fronte all'emergenza e continua a dare, grazie alla capacità e all'abnegazione di tanti medici, sanitari, tecnici, specialisti, personale infermieristico e via discorrendo. Il riconoscimento della IRCSS è significa dare maggiore potenzialità di crescita alla struttura, perché diventano istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, danno un supporto importantissimo per la sanità pubblica. E a proposito di questo, volevo ricordare, lo dice anche in un articolo, quindi ci fa piacere dirlo, che sono stati sbloccati i fondi per quanto riguarda l'annuncio dell'ASP, la convenzione per le risorse necessarie per effettuare il restyling delle case alla salute, quindi tra gli altri anche Siderno, dove è un centro vaccinale, quindi lo annuncia il Scaffidi, che è il commissario dell'ASP, dove dice i fondi, le risorse necessarie sono state sbloccate
quindi la convinzione per avere le risorse, e questa è una cosa importante, perché lo dicevamo prima, c'è un'importanza determinante per le strutture sul territorio. Sempre a Reggio, la gioia del dono, una lezione che impara tra i banchi di scuola, e qui vedete il presidente Pavone, premiati oltre 50 studenti vincitori del concorso dell'Aido, quando la memoria diventa insegnamento, targa dedicata ad Emilio Campolo, ancora si fa bene a ricordare, alla casa circondariale Sor Optimist. Ancora il Rotary Sud, ecco, le associazioni molto vive in questo momento drammatico, pagine di storia in attesa del vaccino, emozioni e ricordi sullo schermo davanti a chi aspetta il proprio turno, vedete, a Palazzo Campanella. E poi l'Accademia della Cucina in corona una realtà della Piana, il riconoscimento alla fattoria della Piana, obiettivo è valorizzare e promuovere le eccellenze territoriali, e il premio Massimo Albertini va alla fattoria, appunto, che si trova sulla Piana di Gioia Tauro. Ancora vedete la foto. E poi andiamo su, purtroppo, la cronaca, che è quella che tiene spesso banco nelle pagine sui giornali. A processo l'Andrangheta, mandamento della città, fissata l'udienza il 31 maggio, preliminare dell'inchiesta Epicentro, sotto accusa capi e gregari dei De Stefano, Tegano, Molinetti, ma anche esponenti del clan Barreca, Libri, Ficara e La Terra e La Tella, e poi una lunga serie di ipotesi di reato nell'operazione Epicentro. Si va avanti, appunto, così, soldi tenuti lecitamente, disposto il sequestro, la Cassazione ha annullato il provvedimento per i 350.000 euro in contanti rinvenuti, provenivano da un disinvestimento assicurativo, quindi poi si fanno gli accertamenti, vedete l'avvocato Mario Sant'Ambrogio che ha discusso davanti ai giudici. Mentre sul furto di energia elettrica, questi sono reati minori ma sempre reati, ed acqua, sono sei denunciati, un blitz della polizia locale ad Arghillà, un quartiere che ha degli aspetti molto degradati in alcune situazioni, quattro trasgressori già un anno prima erano stati deferiti per i medesimi reati, cioè c'è gente che continua a rubare acqua e corrente elettrica come se nulla fosse. Prima di lasciare, di andare sulla Tirrenica, così poi lasceremo anche Santo, vorrei dare uno sguardo al quotidiano all'interno, così poi salutiamo Santo Strati, il direttore di Calabria Live. Allora Santo, il governo verso nuove riaperture, lo abbiamo già visto in Gazzetta e ne abbiamo già parlato con i dati incoraggianti sul virus, e anche il discorso dell'RSA, anche qui il quotidiano del Sud mette in evidenza che col Pass Green le case per gli anziani sono di nuovo aperte, qui c'è una foto bellissima, vedete, di un saluto, però utilizzando, no, una barriera in plexiglass, con dei guanti, insomma, diciamo che fanno tenerezza. È suggestiva sì. E soprattutto fa molta tenerezza, insomma, è importantissimo. Sì, perché anche il contatto, l'abbraccio, in che modalità deve avvenire, è terribile immaginare, insomma, un figlio con la propria mamma, eccetera. E poi, vedete il caso, lo ricordiamo tutti, la vicenda dell'ex questore di Catanzaro tra i furbetti a maglia di ruocco coinvolta nell'inchiesta dalla procura di Oristano sui vaccini, e qui ancora si continua, insomma, a sputtanare, diciamo così, chi non rispetta le regole si finisce in prima pagina sui giornali, non solo reati gravi ma certamente dal punto di vista etico, morale, certamente sì. Cure gratis ai pazienti Covid, l'abbiamo visto, anche per chi e poi lo dice anche Di Maio, dal 15 maggio sparirà la mini quarantena per i turisti in Europa, Gran Bretagna e Israele, è stata inclusa anche la Gran Bretagna, nonostante la Brexit, la Gran Bretagna è stata inclusa nell'Europa, io non l'avrei fatto sinceramente. E poi vedete ancora sulla politica nazionale, Conte rilancia l'intesa ma a Milano Sala va solo, quindi si parla di intese. Cosa sta accadendo fra 5 Stelle e PD, Santo? Perché qua si parla di intese alle amministrative eccetera, poi sembrerà che alla fine le intese si faranno dove sarà il ballottaggio, è così al ballottaggio. Ci sono due ordini di problemi interni, uno riguarda ovviamente i 5 Stelle, perché Conte si trova
frenato rispetto al suo progetto e al suo cronoprogramma, perché naturalmente una parte del movimento gli rema contro, a cominciare da dalla piattaforma Rousseau e da Davide Casaleggio. L'altro aspetto riguarda il PD, che ancora non riesce a avere una visione, diciamo, ottimistica, usiamo questo eufemismo, delle prossime elezioni amministrative, per cui ci sono dei accordi. Per esempio su Roma si sta discutendo molto sulla eventualità di affidare a Zingaretti, che è l'attuale presidente della regione, il compito di portare alla vittoria il PD come sindaco di Roma. Ma allo stesso tempo bisogna considerare che la sindaca Raggi non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Allora non si capisce su quale base si possa pensare di fare un'intesa PD 5 Stelle, come stanno pensando di realizzare anche in Calabria in vista delle prossime elezioni regionali, se non ci sono le disponibilità da una parte e dall'altra di trovare un'intesa. Cioè qui o si fa un tavolo comune o diversamente ognuno va per conto proprio, e naturalmente i numeri sono implacabili. Quindi la situazione di Milano è abbastanza significativa e chiara. Sala si è spostato, è andato con i Verdi e praticamente si ritiene sganciato da qualunque logica. A Roma la situazione è molto controversa, perché il PD si trova insidiato alle costole da Calenda, che è praticamente un dem sui generis, perché viaggia per conto suo. In Calabria la candidatura di Nicola Irto, che sembrava la più congeniale rispetto allo scenario politico attuale, continua a essere una candidatura semplicemente di una parte addirittura del PD, non di tutto il PD. E qui ovviamente significa una grande confusione sotto il cielo delle elezioni, e il tempo stringe. Diciamo che significa far vincere il centrodestra, che si presenterà compatto. Quindi il rischio alle condizioni attuali mi sembra evidente che il centro-sinistra stia votando per il proprio suicidio, abbia scelto di suicidarsi, perché gli arancioni di De Magistris porteranno via voti alla sinistra. La sinistra non è disposta ad appoggiare De Magistris come candidato unico. Naturalmente Irto rappresenta una storia recente del Partito Democratico. Esistono troppe contraddizioni che, a mio avviso, in questi quattro mesi che ci separano dalle elezioni sarà difficile riuscire a dipanare. Al contrario, come giustamente hai fatto notare, la destra si presenta coesa e con ottime chance di vittoria. Lo ricordiamo, con un sondaggio pubblicato proprio la scorsa sera da Porta a Porta, che vede con un 46% il centrodestra coalizione di maggioranza relativa. Lo ricordiamo, il centrosinistra è al 38 attualmente, mentre il centrodestra è a 46. Pensate un po', tra Lega a livello nazionale e Fratelli d'Italia la differenza è solo un punto e mezzo, due punti, quindi potrebbe esserci anche, vedendo il trend, cioè Fratelli d'Italia in salita e Lega un po' in discesa, anche il ribaltamento, nel senso che la leadership della coalizione di centrodestra andrebbe direttamente alla Meloni, perché lo sappiamo, nel centrodestra comanda chi ha più percentuale di voto, quindi così come è avvenuto tra Berlusconi e Salvini potrebbe accadere tra Salvini e la Meloni, ma staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi mesi. Certo, bene,
Ok, Santo, io ti ringrazio per la presenza e ci aggiorniamo naturalmente a mercoledì, parleremo anche di turismo, di rientro, agricoltura, parleremo quindi tra turismo e agriturismo, ma parleremo anche di bandiere blu, quindi appuntamento ai telespettatori con te a mercoledì in diretta su Telemia dalle 21.30 in poi. Grazie al direttore di Calabria. Grazie dell'attenzione, arrivederci a tutti. E noi procediamo con la nostra rassegna. Abbiamo visto direttamente questa pagina dedicata ai problemi tra Lega e i propri iscritti, ma fa parte del gioco, insomma. E poi torna il peschereccio, i marinai sotto shock hanno sparato 2 ore, pensate un po'. A Mazara del Vallo il sindaco si incontrerà con il ministro degli esteri Di Maio, sotto shock perché sono stati fatti oggetto appunto di colpi d'arma da fuoco da parte della guardia costiera di Tripoli, mentre la nostra imbarcazione, i nostri pescherecci sono stati poi scortati alla Guardia Costiera Italiana. Il comandante, con una vistosa fasciatura, dice: sono vivo. Cioè, il rischio era veramente che succedesse qualcosa di grave. Scontri sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, oltre 200 feriti. Hamas parla di una nuova intifada. E poi Trump spiava 3 giornalisti che indagavano sul Russia Gate. Vedete le rivelazioni del Washington Post che creano un nuovo caso. Andiamo ancora in avanti. L'impatto del Covid è stato violento. Ecco il mio piano. E lo dice la commissaria dell'ASP di Cosenza, Isabella Mastrobuono, in questa pagina. I Mancuso dietro il diplomificio. Farsa di Verona, questo è il titolo del servizio di Antonio Anastasi, le rivelazioni del pentito della cellula veneta dei clan di Isola Capo Rizzuto, quindi è tutto qua all'interno, viene spiegato perché il titolare legato alle logge di Reggio e Crotone. E poi ancora il caso, vedete, messo in evidenza dal Quotidiano del Sud, l'irruzione dei finti carabinieri in caserma, il progetto di attentato dei papaniciari ad un collaboratore di giustizia. Vedete, è qui tutta la storia, insomma, storie che ci fanno veramente rabbrividire, come questa dell'intervento di falsi carabinieri per colpire il pentito. L'ascesa degli isolani nel gaming e l'usura dei perdenti delle grosse per grosse cifre. L'andrangheta non cerca i giocatori, ma il contrario, e sono gli affari. Lasciamo anche questa pagina. Su Calabria basta gioco dell'oca sul ponte, l'abbiamo visto, l'assessore Catalfamo spiega i motivi tecnici a favore del vecchio progetto sul ponte, l'assessore che abbiamo avuto spesso ospite, ma ritorneremo a parlare del ponte. E poi dai migranti a imprenditori, nonostante siano musulmani l'azienda realizzerà anche ostie, nasce la startup di 3 giovani africani che produrrà pasta fresca, pensate. È bello così. Andiamo ancora avanti. Il modello Cosenza si allarga. PD Movimento 5 Stelle sigla un'intesa per le prossime amministrative a Lamezia Terme. E qui vedete Antonio Viscomi, docente universitario, ma anche deputato del PD. Poi la sanità del paradosso. Chi cura i pazienti Covid non ha diritto alla malattia. Ancora l'ingratitudine del sindaco al boss, ha mangiato con 4 ganasce, dice Nocera Drenese. Queste sono le intercettazioni. Il coinvolgimento dell'ex sindaco di Nocera Drenese, Luigi Ferlaino, ovviamente ai domiciliari, prende spunto alle dichiarazioni di un testimone che ha raccontato di essere stata vittima di estorsione da parte del boss Carmelo Bagalà. Al telefono non disdegnava di accusare l'ingratitudine lo stesso Ferlaino. Per gli inquirenti l'attività di indagine certificava un solido e risalente rapporto tra Carmelo Bagalà e l'ex sindaco di Nocera Terinese. E qui però è un merito che non abbia restituito favori, voglio dire, viene interpretato anche così. Vuol dire che i voti li ha presi ma non si è venduto poi all'andrangheta. Tesoro in monete antiche, si indaga su un misterioso
accumulatore seriale di reperti a Cirò, denunciato un pensionato, informata la sovrintendenza. Poi ancora con l'operazione Epicentro, vedete, a Reggio, chiesto il giudizio per 75 imputati. Accordo per la sede dell'Arma a Tropea. La Giunta regionale approva l'intesa col Ministero e Demanio, previsti i lavori di rifunzionalizzazione dell'immobile confiscato. Quindi si va avanti anche in questo senso. Reggio, provocazione del centrodestra, antibugie del sindaco. Marciano, ecco tutta la verità sul caso Miramare, pubblica gli atti del processo. E poi il nuovo Morelli, firmata la firma di Falcomatà. Vedete il progetto, il nuovo ospedale Morelli, la panoramica sull'area che sorgerà. Molto bello, un progetto molto bello e di grande effetto. L'assessore Nino Zimbalatti illustra il cronoprogramma del progetto. Prorogata la validità dei voucher al teatro e rassicurazione del direttore artistico, Officina dell'Arte Piromalli. Ancora in avanti, la Tirrenica, il PD smonta il patto del ponte, ancora c'è la storia nel mirino, il forzista Sigli, iniziativa personalistica e autoreferenziale, e quanto viene detto su questa iniziativa dedicata al ponte organizzata dal senatore Marco Sicleri per i dem locali, non è stato siglato da tutti i parlamentari calabresi. E poi a Villa San Giovanni la città ha riacquistato centralità, il sindaco Ricchichi plaude iniziativa pro ponte. E qui lo scorcio di Villa San Giovanni, che lo ricordiamo sarà al centro della vicenda ponte. Torna a riunirsi a Villa sempre il Consiglio, mentre a Bagnara proteste e tamponi, consesso a rischio convocato per domani. Nell'area grecanica vedete limitazioni per il ponte Prunella, la Metro City ne accerta il degrado dopo la segnalazione dell'Ancadic, disposto il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. Guardate il ponte come è ridotto, se non erro anche noi nei TG di Telemia ce ne siamo occupati qualche giorno fa. A Condofuri l'imposta di soggiorno al vaglio del Consiglio di Vampa, anche qui la polemica, mentre da Bova, strada Bova Marina, Bova, arriva l'alba per un'opera attesa da anni, l'importo complessivo è di 1,2 milioni di euro. Sempre sulla viabilità, ci spostiamo ancora in avanti, andiamo sulla Locride, nuova discarica, silenzi e rinvii, incontro informale tra i sindaci e il dirigente ATO Pietro Foti, servirà allo stoccaggio degli scarti nell'impianto di Salleo, ma nulla è stato deciso, quindi da questo incontro informale sulla discarica ci sono silenzi e rinvii, insomma si è deciso per ora di non decidere, ma se sarà costretto deciderà la città metropolitana anche per conto dei sindaci. Differenze di vedute su dove dovrà essere realizzata. A Bovalino vedete in foto il consigliere comunale Alessandra, la dottoressa Alessandra Polimeno, dopo un anno via Sarrulina è stata di nuovo dimenticata, dice la Polimeno, che torna a reclamare interventi importanti su questa arteria bovalinese. Andiamo in basso, Anas Mazzaferri, nuovo presidente, ufficializzata la nomina a Maria di Gioiosa alla guida dell'associazione. E poi sulla Piana, brutta storia, una brutta storia, buia e terribile. 33 anni fa la strage in cui morirono Giuseppe Bicchieri e la nipote. Qui c'è questa storia, la notizia arriva da Oppino Mamertina, Mariangela Anzalone e il nonno Giuseppe Bicchieri, al lato una veduta panoramica di Oppino Mamertina. Terribile questa storia. E poi Pisu, una mazzata per il comune a Gioia Tauro, mentre una nuova chiesa al posto della scuola, la decisione continua a far discutere a Melicucco. Don Caruso, ribadisco il no alla discarica di Melicucca, lo dice Don Caruso, il parroco si oppone e le associazioni chiedono un'assise cittadina per discuterne. E qui vedete in foto Don Domenico Caruso, che tutti conosciamo anche per il santuario di Seminara, per essere appunto il rettore. Il vento sta cambiando. Giustizia, il procuratore Camillo Falvo racconta la sua esperienza. Il contrasto alla mafia passa anche dalla credibilità delle istituzioni. E poi elezioni, architetti, nessuna sorpresa. Eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine. Entro 15 giorni Foti, presidente. Questo su Bibbo ancora. Chiudiamo. Ognuno può osare se c'è la passione. È qui un'intervista di Rosanna
Pontoliero, Capitale Italiana del Libro 2021, l'intervista a Gilberto Floriani. Poi sullo sport non possiamo trattenerci, andiamo a dare uno sguardo solo ed esclusivamente al meteo, che oggi ci dà una bella giornata. Vediamo le temperature, sono tra gli 11, diciamo, i 10 gradi le minime, le massime toccano anche 24 gradi. Domani le temperature dovrebbero aumentare, infatti salgono sia le minime che le massime, si parte da 12-13 gradi fino a 26 addirittura in provincia di Cosenza. Vediamo dopodomani, così vediamo l'andamento del meteo nei prossimi giorni, a parte qualche nuvoletta, ma le temperature dobbiamo dire che poi torneranno a riassestarsi qualche grado in meno, però in provincia di Cosenza addirittura si toccano i 28 gradi, quindi arriva il sole e il clima estivo a pieno regime, si alzano anche le massime. Lasciamo anche il Quotidiano del Sud per chiudere con la Gazzetta. Eravamo all'interno, siamo sulla Tirrenica. Vedete, Don Milani a rimpascimento, Spirlì ribadisce gli impegni, il presidente facente funzione della regione a Villa San Giovanni, educazione digitale sempre a Villa, nuovo incontro. Ed ancora a Delia Nuova, Covid, ancora zona rossa, nonostante tutto rimane zona rossa. Continua lo scontro sulla viabilità rurale, mentre socialisti a Villa San Giovanni, liberali e tempi nuovi. Il webrene con Provenzano promosso dal PD di Villa. Andiamo in basso. Solidago, quando la musica è empatia. Della Nuova ha concepito il singolo Madison Square. Complimenti ai ragazzi. Don Caruso motiva il suono a Seminara, è il rettore della Basilica di Seminara che prende posizione sulla discarica di Melicucca e si chiede, associazioni e popolo rimangono inascoltati perché. Ancora in basso, Palmi, patto territoriale dello Stretto, il comune sigla l'intesa, preludio di una serie di attività di promozione. Scuola o chiesa, una scelta che divide, da realizzare ex novo a Melicucco. Intanto giovedì si firmerà il contratto con la ditta per la costruzione di 6 nuove aule. Ancora in basso, patto territoriale dello Stretto, il comune sigla l'intesa a Palmi, mentre a Torrenova virus chiusi il plesso dell'infanzia e la scuola media, Laureana quarantena per la materna gestita dalle suore guanelliane. A Laureana di Borrello terminate, poi a Cittanova le riprese di Gneddu, ce ne siamo occupati anche noi con OSUDG, il corto con il cast Argato, scuola di recitazione prodotto da Guasco con il sostegno della Calabria Film Commission. Complimenti, vedete il cast dell'intera squadra di recitazione di Cittanova, un fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto il settore. Tirrenica ancora opera incompiuta, l'abbiamo visto prima, per il comune si sospetta un danno da 9 milioni. E poi a Gioia l'agenzia delle dogane e dei monopoli, la Calabria finalmente ha la sua sede regionale autonoma. È una ottima notizia. A Gioia Tauro ecologia oggi e stipendi in ritardo, il pressing di Fratelli d'Italia, il commissario Nesci incalza il sindaco metropolitano, vedete Dennis Nesci. Poi in basso, allievi della Pentinalli ammessi alla finale, mentre da Rosarno appello ad adottare il verde, il commissario Repucci chiede all'intera comunità di contribuire al decoro urbano prima di accoglierli volontari della locale associazione Carabinieri. E poi comuni in deficit non fanno nulla contro l'evasione, merito Portosalvo, Minniti interpreta una crisi generalizzata ma imputabile solo alla responsabilità di chi amministra. Precari della scuola, sentenza pilota, l'IRPEF sui risarcimenti non è dovuta. L'avvocato Messorio, scongiurate, trattenute anche di 10.000 euro. La bomba barina Bova e ai nastri di partenza, aperto il cantiere del completamento, appalto a 1,2 milioni di euro, fine lavori previsto entro un anno. Ci spostiamo in fondo pagina, vedete ancora la foto che riguarda un articolo precedente, mentre sempre a Bova, rinviato
il bilancio rinviato alla polemica del presidente, un ritardo nella consegna da parte della giunta nei documenti allegati. E qui Bruno Toritano in foto, presidente del consiglio comunale di Bova Marina, mentre a Montebello Ionico installate 3 piazze wifi a disposizione dei cittadini. Bella iniziativa questa a Montebello, si chiama Piazza Wifi Italia Montebello Ionico, l'idea è proprio seguita e curata dal comune. Discarica di servizio, andiamo sulla Ionica, continuiamo sulla Ionica, a Siderno riunione informale dei rappresentanti dei sindaci, esito ancora interlocutorio. La città metropolitana con l'ingegnere Foti prende il pugno la situazione. E vedete l'incontro informale dei sindaci campisi Belcaccio Fuda e l'ingegnere Foti di presenza. E qui vedete, notate quanto detto. Pista ciclabile, cimitero, 2 fronti di degrado. Siderno regnano incuria ed abbandono. Noi per Siderno chiede urgente lavoro di ripristino della struttura sul litorale. E qui vedete la situazione di Siderno, una foto della mancata manutenzione sui marciapiedi sul litorale, e poi gli scorci della pista ciclabile e poi il cimitero, vedete. A Locri un corredino sospeso per le purpure bisognose, quindi per le future mamme, una bella iniziativa del comune in occasione della festa della mamma e auguri. Quindi qui vedete la foto, l'assessore Bumbaca, Domenica Bumbaca in ginecologia con il dottor Pino Macri. In municipio un estemporaneo d'arte alle opere degli alunni delle scuole. Nella giornata di oggi ci saranno queste iniziative. Poi concessione demaniali, ingiustificata confusione. Gli imprenditori balneari sollecitano i comuni ad adeguarsi alle indicazioni della regione. Nucera invoca l'estensione fino al 2033 della durata delle posizioni preesistenti. E qui vedete Massimo Nucera, presidente del Federbaleari della Calabria. Quindi sulle concessioni demaniali sono invitati i comuni ad adeguarsi. Andiamo ancora sempre nell'Ocride, Bovalino, la protesta dei residenti, Villa Serrulina esclusa dai restyling stradali, Polimeno, una nostra interrogazione consiliare non ha ottenuto risposta. Rocco Femia domani a Quarta Repubblica, l'ex sindaco coinvolto nell'inchiesta Circolo Formato sarà ospite di Nicola Porro domani sera. E poi ancora estorsioni senza permesso, si rischia di farsi ammazzare. Agresta, incendiare mezzi poi impensabile. I verbali del pentito allegati all'inchiesta Platinum. Il collaboratore di giustizia Gioiosano, l'operazione Platinum si è conclusa con 30 arresti, e qui lo vedete in foto il collaboratore di giustizia. Andiamo stilo, il lutto per Totò Tirotta, infermiere perde la vita cadendo da un muretto, sarebbe andato in pensione il prossimo mese. Antonio Tirotta, 65 anni, infermiere in servizio all'ospedale di Soverato, è da poco passate le 11 di ieri mattina quando in via Pilatello, nei pressi della sua abitazione, nella zona campo sportivo, si è arrampicato su un muretto per accedere a un appezzamento che intendeva ripulire dalle erbacce. Secondo alcune testimonianze raccolte dai vicini di casa, purtroppo appena arrivato in cima ha perso l'equilibrio ed è precipitato schiantandosi sul suolo dopo un volo di circa 4 metri. Per disgrazia ha battuto la testa e la parte posteriore del collo su un tubo che sporgeva dal terreno. Pensate, scade subito i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. E qui vedete l'infermiere di stilo che Antonio Tirotta, ex calciatore, musicista della banda di Stilo, che purtroppo in questa tragedia ha perso la vita. E poi 7 positivi a Gioiosa Ionica, altrettanti a Mammola, ancora casi. Il Covid non è sconfitto. Raschellà, auguri di pronta guarigione al cittadino che è stato ricoverato in ospedale. Quindi ancora nella notte, vedete, ci sono situazioni importanti di contagi. A Roccella, al Convento dei Minimi, celebrata l'Europa Baluardo di Civiltà. Iniziativa in streaming di associazione Gimillaggi e amministrazione locale. Ormai si lavora con il web.
Il comune omaggia la croce rossa, Maria di Gioiosa colorata di luce, la sala del consiglio, il vessillo della benemerita all'associazione Sventola sul tetto del municipio. Vedete, e qui la bandiera e l'ulteriore omaggio dell'amministrazione comunale a Marina di Gioiosa. Mi sa che siamo arrivati proprio alla fine, ancora, ecco, solo il meteo, ma già l'abbiamo visto con l'altro giornale, cielo sereno, un po' tutta la Calabria, una bella domenica di sole. Auguri a tutte le mamme, noi torniamo su Telemia, sul nostro portale, non senza avervi ricordato che il famoso razzo cinese è caduto, ha scelto le Maldive, l'oceano Indiano, e quindi vedete, non lontano dalle Maldive è finita l'allerta. La traiettoria, come vedete, però passava proprio sulla nostra Locride e sulla parte tirrenica della Calabria, tagliando in due appunto la regione, ma la terra gira, come si suol dire, su questa traiettoria, poi alla fine un ritardo ha portato appunto la caduta nell'oceano Indiano, nelle Maldive. La protezione è rientrata, l'allarme è rientrato, e quindi qualcuno ha perso qualche ora ieri guardando il cielo, ma quando si guarda il cielo e le stelle, un cielo straordinario come quello di ieri, non si perde mai tempo, anzi, la cosa aiuta a fare qualche riflessione in più. Vediamo se c'è qualche ultima ora, no, se non la vicenda dell'infermiera aggredito al pronto soccorso, che ieri noi abbiamo dato in anteprima con l'intervento dei carabinieri, denunciato l'aggressore anche per interruzione di pubblico servizio. Abbiamo le immagini che, come vedete, abbiamo pubblicato, non il video ma solo le foto, abbiamo anche il video, ma riteniamo che per motivi di privacy non, in questo momento dove sono le indagini, non debba essere pubblicato. Io vi ringrazio per averci seguito e naturalmente vi auguro buona domenica, vi do appuntamento alle 10 con la Santa Messa in diretta dal santuario dei Santi Medici Cosme e Damiano di Riace, e poi vi ricordo trasmetteremo tra lunedì e martedì anche la diretta alla Madonna dello Scoglio con la preghiera di Fratel Cosimo. Quindi vi auguro una buona domenica, buona festa delle mamme ancora, e continuate a seguire Telemia sul canale 85 come state facendo. Grazie ancora e buona domenica. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Nuovo punto vendita frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane Roccella Ionica. Direttamente dai nostri campi, sulla tua tavola con la verdura fresca di giornata. Grande assortimento di frutta di ogni tipo. Espletiamo il servizio di consegna a domicilio per bar e ristoranti. Inoltre ci trovi in tutti i mercati cittadini. Frutta e verdura Piscioneri, via Cappelleri 126, Palazzo Frangipane a Roccella Ionica. L'amore per la terra.
Anch'io uso Unica di Medical Poltrone. Eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione, donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica. L'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure robotica, potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79. Approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante, e per sgonfiare le gambe, e robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia e senza smontare i braccioli, perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.